Allora, siamo qua col mister del Cefalù Calcio. Quest'oggi vittoria veramente pesante contro un'equipe Palermo che non sembra essere mai entrata in partita. I suoi ragazzi stanno, dopo la piccola pausa che si sono presi, possiamo dire anche di riflessione, dopo i due pareggi, sono tornati più forti che mai in campionato, tornando a essere dei possibili rivali del Rocca. Quali sono le sue impressioni di questa partita e di una classifica che si sta facendo sempre più interessante? Intanto voglio fare la premessa sulle partite che abbiamo affrontato prima di queste due giornate con la Spada Forese e con l'equipe. Tu consideri che noi abbiamo perso a malo modo a Rocca immediatamente e domenica scorsa a Barcellona la squadra ha dimostrato fino al 92esimo di essere in partita, secondo me meritava la vittoria, e forse meno fortunati del solito da Spadafora, e oggi abbiamo dimostrato che la squadra è in condizione, sta giocando bene, c'è un bel gruppo, siamo consapevoli delle nostre possibilità, delle nostre forze e stiamo dimostrando in campo il nostro reale valore. Quest'oggi sembrava che il Cefalù avrebbe avuto qualche problema, visto che ci sono state delle assenze importanti come quelle di Milia, che è infortunato, Schicchi pure, e la squalifica di Compagno di due giornate. Invece sembra che proprio i suoi ragazzi abbiano dimostrato di saper stare in campo e soprattutto una grande dimostrazione di forza in un confronto di una squadra che inizialmente poteva metterle in difficoltà. No, ricordiamo che questa squadra ha affrontato e pareggiato sia con Rocca sia con Ligea, cioè una squadra che in casa è veramente pericolosa. Il discorso è che è un gruppo abbastanza valido, secondo me non ci sono titolari, non ci sono riserve e tutti durante la settimana lavorano in maniera impegnativa, si stanno impegnando tutti per un posto di titolare e do l'opportunità a tutti, infatti quando manca qualcuno sai, sì, il dispiacere è che l'assenza può essere pesante, ma i sostituti fino adesso hanno dato grande prova di consapevolezza che sono degli elementi validi che posso dire anche loro durante la partita. Risultato quindi molto tondo in preparazione quindi della prossima partita contro il CUS Palermo, una squadra che comunque all'andata ha dato un po' di difficoltà alla sua formazione. Il CUS è un impegno importante perché credo che abbia una delle squadre più forti del campionato, se consideri che nel rosso c'è Milano, c'è Giaconia, c'è Petrolà, una squadra abbastanza, secondo me immediatamente a 22 punti che dovrebbe avere molti più punti di quelli che ha, e come tutti i ragazzi è un impegno importante, è un impegno duro. Ma noi abbiamo le potenzialità e la forza per andare a dire la nostra anche a Palermo contro il CUS, vedremo in queste settimane di lavorare in maniera molto impegnativa per preparare una partita importante come quella di CUS. Ultima domanda la lascio andare, una classifica che come ho detto in precedenza si sta facendo molto interessante. Quindi il Ligea è stato superato, qual è adesso il suo obiettivo visto che sembra che il Rocca sia un po' distante? Credo che 7 punti siano tanti, facciamo la corsa sulla seconda in classifica perché è un punto, però siamo avanti ma devono giocare domani contro il CUS. E ormai ho detto ai ragazzi di vivere alla giornata, noi facciamo più punti possibili, poi all'ultimo tireremo le somme e vedremo di piazzarci nel miglior modo possibile, seconda e terza, perché è la squadra che la seconda e la terza farebbero i playoff in casa. E ti ripeto, viviamo alla giornata, poi all'ultimo tireremo le somme. Perfetto, grazie mister. Salve. Allora, siamo qui con il giovane portiere del Cefalù Calcio Alessio Fiduccia, quest'oggi vittoria schiacciante dei padroni di casa per 7-0 contro l'Equipe, poco impegnato ma con un bellissimo numero per smarcarsi addirittura dall'attaccante a fine partita, per dare qualche emozione ai tifosi. Cosa ci puoi dire, le tue impressioni sulla classifica e soprattutto sulla partita di oggi? Allora, intanto stiamo affrontando un bel campionato, siamo una squadra giovane con tante ambizioni. La partita di oggi è stata facile, anche se l'Equipe veniva da due bei pareggi con Igea e Rocca. Partita che non ci aspettavamo così facile, che eravamo infatti ben caricati e si è potuto vedere il, non dico il 100%, ma almeno il 90% del possesso palla. Per il campionato ormai tentiamo in alto il maggior posto dei playoff e il miglior piazzamento possibile e sempre lavorare continuamente con dedizione a questo sport. Allora, da poco sei pure spuntato su Cefalù News come miglior giovane dell'anno 2012. Te lo aspettavi oppure è stata una sorpresa per te? No, questa è veramente stata una grande sorpresa, non me l'aspettavo, anche se ogni partita ho cercato sempre di dare il 100% e agli allenamenti non essere mai presente. Questo è una cosa che fa molto piacere anche per previsioni future. Ultima domanda, che vediamo che sei anche con questo tempo, forse è meglio che ti vai subito dalla doccia. Cefalù si conferma nella miglior difesa del campionato. Un portiere che ha subito pochi gol rispetto a un campionato molto difficile, visto che la promozione dà molti problemi. Cosa ne pensi e soprattutto quali sono gli obiettivi che tu ti sei prefisso quest'anno?
come sempre, come tutti gli anni, l'obiettivo minimo è quello della miglior difesa. Pure che è stata una gran sorpresa, questa è la miglior difesa fino ad oggi, però lavoreremo tutte le settimane duramente per non mollare mai, perché si sa, la difesa è il miglior attacco. Perfetto, grazie Fiducia. Grazie.